musica classica e impegno per i diritti civili. Li coniuga da oltre 20 anni Ramin Bahrami, quarantenne pianista affermato a livello mondiale, esule dalla sua patria, l'Iran, da cui fuggì a soli 11 anni insieme alla sua famiglia dopo la rivoluzione khomeinista. Suo padre, ingegnere dello Shah, finì in carcere dove morì nel 1991. Da allora la lotta di Bahrami per la libertà e i diritti civili del suo popolo, unita alle note straordinarie del suo pianoforte, non si è mai fermata. È la musica eterna dei maestri come Bach, Chopin, Schumann, ma ci sarà anche una melodia iraniana che si chiama Golesangam, che si chiama, vuol dire tradotto in italiano, fiore di pietra. E Golesangam, appunto, vorrebbe essere un auspicio che dalle pietre possano nascere dei fiori liberi. E il potere universale liberatorio della musica può fare molto, secondo il maestro Bahrami, per condurre i suoi connazionali e tutta l'umanità sulla via della pace e del rispetto dei diritti di tutti. Rifacciamoci alle bellezze che l'uomo ha creato. La bellezza non può essere abbracciare le armi, mandare le armi, oppure pensare ai pozzi di petrolio. Facciamo la banca dell'umanità. E la musica ci insegna questo.